Vittoria sudatissima per l'Amen Scuola Basket Arezzo che piega Brusa Livorno 71-63. Fin dal primo quarto gli ospiti sono apparsi in palla e vogliosi di vendere cara la pelle. Davini prende per mano la propria squadra mettendo referto 11 punti in 10 minuti. Alla prima sirena il punteggio vede gli ospiti avanti 28-25 con un Amen che rimane in scia grazie a una buona vena offensiva. Nel secondo quarto calano le percentuali di Livorno, la difesa Amaranto limita a 7 punti realizzati gli avversari andando a riposo con un vantaggio di 41-35. Al rientro dagli spogliatoi, Brusa piazza un parziale di 9-4 che ribalta l'inerzia di una gara in cui l'Amen stenta a entrare. Congedo lavora benissimo a rimbalzo e nell'aria pitturata offensiva, Livorno gioca più determinato e tiene sotto il quintetto aretino alla mezz'ora, 56-55. Quando sembra che gli ospiti riescono ad avere la meglio, la squadra di Serravalli cambia atteggiamento difensivo chiudendo quegli spazi che bloccano l'attacco di Livorno. Brusa segna di nuovo solo 7 punti nel quarto finale e la SBA opera un mini break che chiude l'incontro nei minuti finali, 72-63 è il massimo vantaggio avuto dall'Amen in tutta la gara, dimostrazione della determinazione con cui gli ospiti hanno disputato questa partita. Una prestazione da rivedere in casa Amaranto, ma che comunque regala due punti preziosissimi in vista di due scontri diretti che attendono l'Amen nelle ultime due sfide della stagione regolare. Domenica trasferta a Fucecchio, poi Colle Valdelsa in casa, le tre formazioni che occupano il secondo posto alle spalle di Prato, che ha festeggiato la promozione in Serie C Gold in questa giornata. Omar Serravalli, coach della formazione della Scuola Basket Arezzo, Amen SBA. Allora, una prestazione non eccessivamente eccelsa sotto l'aspetto estetico. Indubbiamente non è stata sicuramente la miglior partita che abbiamo fatto, però sinceramente mi aspettavo un po' di più stasera in avvicinamento a questa, alla trasferta di Fucecchio, dove andiamo a giocarsi un teorico secondo posto, e l'ultima partita in casa con Colle Valdelsa ci troveremo davanti due squadre che al 100% come noi faranno i playoff, e sinceramente anch'io stasera mi aspettavo un pochino di più sotto il punto di vista dell'attenzione e sotto il punto di vista del mettere insieme quello che proviamo durante la settimana. Indubbiamente sono stato giocatore anch'io quando giochi con l'ultima in classifica, aperta parentesi, complimenti a loro perché hanno onorato il campionato, stanno onorando il campionato e hanno fatto una partita molto 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 buona, quindi per cui prima di tutto complimenti a loro. E noi abbiamo trovato difficoltà, abbiamo trovato quando fa qualche sassolino sull'ingranaggio, troviamo un po' fatica, ci rifugiamo a dire che magari l'arbitro poteva aver fischiato fallo, quello era fallo, ma è così, non è l'approccio giusto alle prossime due partite ed ai venturi playoff, perché comunque non sempre fischieranno come vogliamo ed è normale. Noi bisogna essere più forti degli arbitri, bisogna essere più forti degli avversari e riuscire ad lavorare in maniera più consona rispetto a quello che abbiamo fatto stasera.